Vi ricordate il video che ho fatto sul Celestron Raw Ackerman? E durante il video mostravo come utilizzare la camera collegata alla parte anteriore del telescopio. Indicavo che bisognava svitare il naso da 31,8 per poterlo attaccare alla camera davanti. Però nell'operazione, per errore, avevo svitato non il naso, ma proprio tutto il corpo della macchina, che è questo, e nel fare questa operazione mi era caduto il vetro della finestra ottica del sensore, che è questo, spaccandolo. Ne ho salvato un pezzetto, da questo pezzetto sono riuscito a recuperare le dimensioni sia di spessore sia di diametro e ho chiesto aiuto ad Adriano Lolli, il quale mi ha mandato un kit di ricambio, che è questo appena arrivato, che adesso apriamo insieme. Ho chiesto ad Adriano una versione speciale della finestra ottica, quindi di questo vetrino, e eccolo qua. Adesso lo apriamo. Ecco qua, imballato, perfetto. E quindi abbiamo qua il nostro filtro di ricambio. Chiuso bene, questo non c'è da dire, non gli si può dire niente. Eccolo qua. E qui infine abbiamo tre vetrini. Eccoli qua, 1, 2 e 3. Riuscito a vederli. Allora ho chiesto specificatamente un vetro, una finestra ottica, quindi questo vetro, diciamo così, uno in formato IR-CAT e due invece in BK7. BK7 perché è un vetro speciale che fa passare tutte le lunghezze d'onda e quindi vorrei realizzare questa camera a colori in full spectrum per vedere come va. E il vetrino lo riconosciamo dal fatto che il vetrino IR-CAT ha la superficie trattata antiriflesso, mentre i vetrini BK7 non sono trattati. Quindi la sostituzione è molto semplice perché le dimensioni sono quelle corrette, quindi il vetro va inserito in questa sede e va protetto con questa gomma e quindi poi viene avvitato il corpo della camera sopra. Facile. Quindi prendiamo il BK7, che è questo. Eccolo qua. Quindi metto il vetro nella sua sede, entra perfettamente. Lo chiudo. Quindi lo metto al centro senza toccarlo. Lo chiudo con la parte in gomma. E quindi avvito la camera correttamente. Ecco fatto. Riparazione effettuata. A questo punto non mi rimane altro da fare che testarlo sul Ackerman nuovamente e voglio provare entrambi i tipi di vetri per vedere quale viene sfruttato meglio durante le riprese. Bene, grazie ad Adriano Lolli che ha fatto un gran bel lavoro e speriamo che funzioni bene, che abbia ripristinato la mia camera. Ciao e a presto!